Allora, buongiorno, sono Roberto Cotronei, sono uno dei rappresentanti di istituto di quest'anno del Bologna Paravia e quest'anno abbiamo deciso di far partire un'occupazione perché la situazione scolastica generale era un po' traballante, diciamo, con la morte di Lorenzo di Udine che gli è caduta una trave in testa mentre faceva alternanza scuola-lavoro. Questa cosa ci ha spinto a dare inizio a una manifestazione. Poi sono seguiti altri motivi, perché ovviamente non è tutto rose e fiori nelle scuole, ma abbiamo deciso di protestare anche per la maturità che quest'anno i ragazzi dovranno affrontare nelle classi quinte. Ovviamente loro arrivano da 2 anni di DAD, quindi si sa, la DAD non capisci molto bene quello che spiegano i professori, o magari ti distrai, quindi un po' così, quindi vorremmo far arrivare la seconda prova e farla come era gli anni scorsi, gli ultimi 2 anni. E quindi nient'altro. Principalmente erano questi i motivi, poi sono susseguiti altri motivi interni che sono, tra virgolette, delle piccolezze, ma che comunque andavano risolte. I ragazzi da ieri abbiamo cominciato a occupare, mercoledì abbiamo cominciato alle 8. Non ci aspettavamo tutta questa gente perché sul gruppo WhatsApp che avevamo creato per l'occupazione massimo 20-30 persone si erano presentate anche durante i meet dove decidevamo cosa fare, però ieri mattina ci siamo ritrovati più di 100 studenti, 150 per esattezza, quindi abbiamo cominciato a occupare in modo pacifico perché occupare con la violenza non serve a niente. Infatti abbiamo avuto subito un riscontro con i dirigenti, bellissimo, super tranquillo, ci hanno capito e ci stanno facendo manifestare, ovviamente seguendo tutte le norme contro il Covid, quindi mascherine, distanziamento, disinfettare le mani, e i ragazzi si stanno comportando in un modo tranquillo che manco ci aspettavamo, però siamo felici così. Dentro ci sono ragazzi che giocano in palestra, gente che disegna, gente che fa il cucito, quindi abbiamo diversi laboratori e sono molto contento di questa occupazione. Mi aspetto un buon riscontro anche dalla scuola e non solo, anche per tutta la parte dell'Italia. Vedo dietro di te uno striscione rivolto un po' al governo, anche al ministro, alla ministra Lamorgese. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni legate al fatto che se ci sono gli scontri in piazza con gli studenti è perché ci sono gli infiltrati? Non sono d'accordo perché comunque noi siamo andati a manifestare in un modo tranquillo, sono stati assaliti, presi a manganellate, tipo un nostro rappresentante è finito addirittura in ospedale perché ha riportato delle lesioni alla testa, quindi insomma. Quindi le manifestazioni in piazza non sono servite a più di tanto, quindi abbiamo deciso di occupare le scuole, cosa che al Bodoni l'abbiamo fatta partire e anche in tutte le altre scuole è partita una manifestazione e sono contento di questo riscontro che hanno avuto anche le altre scuole. Anche senza metterci in contatto, loro hanno fatto partire una manifestazione anche nelle loro scuole.